Cari amici dell'Accademia Osteria, oggi è un incontro un po' particolare. Al di là delle nostre conviviali che quotidianamente, possiamo dire, facciamo, questa sera è un po' diversa dalle solite, perché abbiamo una conviviale addirittura europea. In quanto questa sera, ancora questa è una sorpresa, ma mi tocca anticiparla perché altrimenti non avrebbe senso questa mia apertura, questa sera sarà insignito un nuovo maestro. Un nuovo maestro che arriva da Étaples, arriva dalla Francia, siamo a 250 km sopra Parigi, ormai siamo più vicini a Calais e quindi questo è il motivo un po' particolare. Noi siamo i maestri di osteria, facciamo parte dell'Accademia di Osteria, siamo un gruppo unico con il KL Cervinia anni 70, ecco perché questa sera siamo qua con diverse divise, la divisa del KL che richiama un po' i 40 anni che abbiamo festeggiato il 14 luglio di quest'anno in quel di Cervinia e quella degli accademici dell'osteria. Il signore qua di fianco, il signorotto qua di fianco perché è bello robusto, è il nostro Paolo Linti. Paolo Linti, questa sera è stata la sorpresa che ti volevamo dedicare, è stata questa. Insignirti come maestro di osteria perché in quel di Étaples tu hai aperto un punto decisamente interessante, delizioso, che parla di delizie italiane, soprattutto valdostane. Ma intanto grazie, non mi aspettavo sicuramente questa cosa oggi. Sì, ho aperto un anno e mezzo fa la Dolce Vita, così si chiama, per promuovere intanto i prodotti valdostani, ma soprattutto la cucina italiana, perché bisogna sapere che in Francia, anche se hanno la loro cucina iscritta al patrimonio, anche se c'è Macron, apprezzano moltissimo la cucina italiana. Io dico sempre, non si trovano in Italia negozi di prodotti francesi quanto i negozi di prodotti italiani in Francia, che solo a Parigi ci sono più di 400 negozi italiani. Quindi vuol dire che sono molto sensibili, bisogna solo aggiustare un po' le ricette e far capire che nella pasta carbonara non c'è la panna e non ci sono i cubi di pancetta comprati al Carrefour, ma si mette il guanciale, ecco, piccole cose. Faccio delle animazioni regolari giustamente per insegnare a cucinare all'italiana, ricetta della mamma, via. Vogliamo fare questo, riconoscere, insegnare questo signorotto di maestro d'osteria? Vi ringrazio infinitamente, veramente. Il diploma solitamente merita anche una medaglia. Magnifico, magnifico, e ti ringrazio. Niente, è un piacere, Paolo. Grazie. Una promessa, ti veniamo a trovare in Francia, no? Questo ci tengo veramente. Esatto, allora il prossimo appuntamento sarà per il, mi sembra, 14, il 10 di novembre alla Festa della Ringa, una festa veramente internazionale dove centinaia di migliaia di persone si radunano per festeggiare la Ringa in tutti i modi, vero Paolo? Sì, è una festa veramente, arrivano da dappertutto, dall'Europa, perché si trovano le aringhe grigliate, affumicate e in carpione, sono le tre specialità, ma con gruppi che vengono a suonare dalla Scozia, dall'Irlanda, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bene, a questo punto, visto che è l'anima del gruppo, è l'iniziatore di tutte le nostre attività, non si leva una cosa dalla testa, io ho bisogno di Luca. Non piange. No, non piango. Questa sera ti tocca. Grazie. Sorpresa nella sorpresa. Sorpresa nella sorpresa, anche il nostro amico Luca è insignito, perché se lo merita, di maestro d'osteria. C'è uno che viene da Aosta per mangiare il risotto con l'osso buco col suo amico Giovanni, non può che essere un gran maestro d'osteria. Abbiamo parlato adesso da Aosta e dobbiamo anche ringraziare chi ci ospita questa sera. Questa sera siamo alla Trattoria degli Artisti, il centro Aosta, una trattoria veramente deliziosa. Maestro, adesso aspettiamo qualcuno che ci racconta un po' la storia di questa trattoria. Ed eccoci con Corrado. Corrado è uno dei cotitolari di questa Trattoria degli Artisti. Io volevo fare un po' la storia di questa trattoria, perché a prescindere che la qualità è ottima, però la storia di un locale praticamente porta nelle viscere anche quel tocco in più che ti fa assaporare meglio anche quello che tu proponi. Beh, la storia del locale non è recentissima, ma parte dal 1950,
come piccolo ritrovo, diciamo, dopo lavoro. Poi da questa, diciamo, evoluzione nasce il Pan Pan attraverso la gestione di un italiano con una francese che era una pittrice, e hanno portato in Valle d'Aosta una nouvelle vague per quanto riguarda il ristorante notturno. Si facevano le prime riunioni con il jazz, e poi diciamo che è stato anche il primo whisky teca, dove c'erano da assaggiare dei whisky che arrivavano dall'Inghilterra. Quindi è stata un po' un'innovazione, e tutti gli artisti sono passati anni qui, gli artisti locali soprattutto. Poi la via è stata intitolata nel 1980 dal professor Robino, che voleva creare una via Margutta nel centro di Aosta. Poi purtroppo a volte i sogni non diventano realtà, ma comunque noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio abbellendola e mettendogli un po' di in risalto quello che erano le sue caratteristiche. Rimanendo dietro un po' con gli anni, c'è un nome che è legato anche questo qui alla vostra trattoria, anche sì. Gianni Bruna. Sì, beh, mio cognato nel 90, insieme a lui con le due rispettive mogli, abbiamo rilevato questo locale e lo abbiamo chiamato Trattoria degli Artisti in nome e in memoria del professor Robino, che aveva voluto dedicare la via alla Via degli Artisti. E da lì abbiamo cominciato a riqualificare un po' quello che era il prodotto del territorio, abbinandola alla cucina italiana. Siamo qui in Val d'Aosta perché noi siamo tutti alpini, quindi abbiamo fatto insieme agli amici qui la scuola militare alpina di Aosta 30 anni fa, quindi siamo qui a festeggiare questo evento. Ma ci hanno consigliato questo locale perché è un locale tipico aostano, e dove si può trovare appunto la peculiarità di questo e il meglio di questa regione. Abbiamo assaggiato del maiolè, che è veramente buonissimo come vino, e poi ci siamo portati sul fumin. Abbiamo voluto associarlo comunque a diversi piatti. Abbiamo preso la fonduta, abbiamo preso il capriolo, il brasato e la polenta, la pasticciata, ma soprattutto ho apprezzato molto anche tutto il formaggi tipici di questa valle, che noi abbiamo comunque così imparato a conoscerla 30 anni fa, ma comunque è rimasta nel nostro cuore per tanto tempo. Luca, ci sono tre taglieri, se puoi per cortesia prenderli. Ne passi uno al gran maestro. Adesso anche tu sei maestro, quindi abbi pazienza. Il gran maestro, ho detto anche istruttore, insieme all'altro istruttore, dobbiamo fare la consegna di questi tre taglieri. Il perché di questa consegna e a chi vanno consegnati? Allora, questi tre taglieri sono: uno lo darei sicuramente a Giuseppe, questo è un tagliere da viaggio. Il secondo lo diamo a Luca. Grazie. E il terzo lo dobbiamo dare al nostro amico d'Oltralpe, no? Giovanni ha scovato un qualcosa di particolare, vuoi raccontarci cosa hai trovato? Ho trovato il verbale d'omologazione del record di Pino Mainé, e questa sera avremmo avuto la volontà, la voglia, il piacere di averlo con noi per festeggiarlo e consegnarglielo. Vorrei dire che con questo messaggio cogliamo l'occasione per invitarlo a uno dei nostri prossimi imminenti conviviali, e ci faremo raccontare ancora quelle che sono state le sue sensazioni, le sue emozioni. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima serata. Due nuovi maestri d'osteria, diciamo che possiamo essere contenti, perché guadagnarsi sul campo questo merito non è da tutti. No, il gruppo si allarga, siamo felici di aver insignito del diploma e della medaglia di maestro questi due nuovi amici. Luca è di casa e quindi era doveroso, volevamo farlo a casa sua in un'occasione giusta, con Paolo, tanto di cappello, c'è una persona che è in piedi dall'una di questa notte, si è tirato 1600 chilometri per venire e passare una serata con noi, incarna veramente quello che è il nostro spirito, un modo di essere e uno stile di vita. Paolo, in conclusione, stiamo già pensando avanti, siamo già in inverno, abbiamo in mente qualcosa per Cervinia,
qualcosa nascerà sicuramente, e questo comunque serve per rinsaldare praticamente questo doppio gruppo che è un unico. Certo, e adesso qui oggi abbiamo, siamo stati qui in Val d'Aosta per questa serata speciale e speriamo di ritornare in Val d'Aosta con la neve e continuare la nostra missione.